le giuggiole e proprio negli ultimi mesi una collaborazione ad un triplo CD in cui molti artisti, grandi artisti della musica italiana hanno omaggiato Giorgio Gaber. Ancora quindi molto attiva, una grande voce e chissà, potrebbe ancora una volta azzeccare una canzone perché le caratteristiche ce l'ha ancora. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' per la voglia di piacere a chi c'è già. Ti diremo ancora un altro sì, un altro sì, un altro sì. Intensa e sensuale, in baciami adesso, intrigante in fare l'amore. Ritmi sincopati e gorgheggi orientaleggianti. Virtuosismi e acrobazie vocali anche in due soli, il suo ultimo album. Mietta, interprete eclettica, musica e volto intenso e drammatico di moltissime fiction popolari, dalla Piovra a Donne di Mafia, un artista a tutto tondo. L'albero delle giuggiole, debutto letterario, riscuote un successo sorprendente. Io ti ho fatto tutto col mio amore, tu col tuo mi hai fatto disperare. Ma lo senti il canto e quante volte solitudine cantare. Sento la mia voce, non la tua, all'orecchio e sulla bocca mia. Come mi dicevi quando avevi il cuore in gola innamorato? E baciami adesso. Le esperienze, quando sono belle, vanno riproposte nella vita, nel senso che io credo che tutto vada vissuto, bisogna essere curiosi, conoscere, capire, informarsi, cercare sempre di trovare il massimo anche da, non soltanto da te stesso, ma anche da chi può regalare delle cose più interessanti. Quindi io sono una scimmiettina, attenta a qualsiasi cosa. Mi piace cantare, mi piace recitare, mi piace scrivere, sì, lo so, forse faccio troppe cose, però la vita è una sola. Sono tutte cose che fanno parte un po' della mia grande, appunto, ritorniamo alla passione, cioè comunque l'arte. Posto che voglio, che sento sempre vivo in me. Scrivere di cose che parlano di me piuttosto che anche di persone che conosco, l'ho trovato una cosa straordinaria, una grande terapia. Campioni di slalom, io e te, vicini all'argomento, e già sento che lo so, che lo sai, che lo sai, che lo so, ci siamo dentro. Cos'altro prendo?
la musica è nel mio DNA, la recitazione, devo dire, fa parte di me, così come il canto, cioè per me recitare è straordinario, cioè se io, quando mi trovo davanti alla macchina da presa ho veramente momenti di grande euforia, quasi più di quando sono sul palco a volte, perché è una cosa talmente diversa. Giochi a dei personaggi, giochi a vivere la vita di qualcun altro, quindi è straordinario questo meccanismo. Ogni storia ha la sua e in ogni canzone c'è una storia. Progetto molto interessante con Dado Moroni, che è un grande, grandissimo pianista jazz, dove affronteremo un viaggio straordinario di musica insieme ad altri due personaggi straordinari come lui, e faremo questi concerti dove parleremo un po' di noi, dove racconteremo le bellissime canzoni di tutto il mondo, dove rappresenteremo non solo vocalmente ma anche attraverso la musica ciò che avviene col bel canto, quindi passeremo veramente in ogni posto del mondo, dalla Francia all'Argentina, a tutto il Brasile, tutte le cose che mi piacciono, che ho sempre voluto cantare e che alla fine credo che con questo esperimento si riesca a fare. Un abbraccio a tutti.